Dopo l'ufficializzazione di alcune settimane fa, è stata presentata ieri la sinergia tra il Centro di Geotecnologie di San Giovanni e la Fondazione UNESCO per una serie di lavori comuni che offriranno ancora più prestigio al Polo Universitario Valdarnese. Questa è un'occasione per noi importante, questo è l'Istituto di Formazione UNESCO per l'Italia. Era un istituto che era erice in Sicilia e poi per vari motivi hanno deciso di trasferirsi qui in Valdarno. Per vari motivi, un po' più la centralità della posizione, il locale che si presta e soprattutto perché l'UNESCO si sta spostando sempre di più su temi ambientali, per cui noi rappresentavamo un riferimento importante. Adesso con questo istituto UNESCO vogliamo fare una serie di attività formative che riguardano o i corsi per i quadri UNESCO, mentre un'altra serie di corsi che sarà più di competenza nostra, anche l'organizzazione della docenza, riguardano l'ambiente. Si inaugura una sinergia iniziata fortunatamente 6 mesi fa, proprio perché si è riconosciuto in questo centro un'eccellenza e proprio perché la Federazione Italiana UNESCO è a sua volta un'eccellenza nel panorama delle federazioni dei club UNESCO. Ha istituito da 4 anni un istituto di formazione che si preoccupa di formare le persone che vogliono costituire dei club UNESCO, che vogliono continuare a lavorare perché gli ideali dell'UNESCO si realizzino nei propri territori.